Allora ragazzi, oggi siamo a Lugano, ci troviamo in centro Lugano, qua vedete il corso principale sul lago, vedete che c'è il McDonald's. Dopo la chiacchierata con Paolo Arduino non abbiamo potuto resistere, sono voluto venire a fare una prova, quindi a vedere come effettivamente si può pagare in Bitcoin al McDonald's di Lugano, quindi adesso mi andrò a prendere un caffè e andrò a pagarlo in Lightning Network, quindi seguitemi, andiamo a vedere come funziona effettivamente e se è effettivamente molto facile pagare così come ha detto Paolo Arduino. Seguitemi. Oggi proviamo a pagare un caffè in Bitcoin. Allora, volevo video anche bene. Sì, così magari si ricorda la prossima volta. Allora, devo farti vedere il ticket che hanno fatto l'ordine là. No, sono due caffè. Volevo due caffè. Ah, ok. Mi ha detto di venire qua. Due espressi. Due espressi. Pensavo che aveva fatto un ordine grande. Ah, è perfetto, due. Allora non devi fare altro finché non esce l'espressione del pagamento. Altre carte qua non puoi, non questa ma quella di tutte, diciamo così. Mi ha detto devo venire a vedere, perché no? Il Phoenix Bay. Ok, sono due franchette. Vabbè, non ti posso chiedere la mancia perché su due franchi, nel senso quando il cliente prende 50, 60 si guarda essere 5%, nessuna mancia, andiamo avanti, paga adesso, esce il codice QR, sì, Lightning, ok, adesso, okay, adesso lei dovrebbe fare per scansionare, paga, molto semplice, si prende, carino, no? Ogni mano è uno dei primi, no? Sto guardando sempre male, che fai? Sì, lo so. Io l'ho visto da te. Perché ero in vacanza. Bene. Allora, siamo riusciti a pagare in Bitcoin, adesso andiamo a prenderci il nostro Bitcoin.